Pace e bene, buonasera a tutti, ben ritrovati nella nostra chiesa di Santa Maria delle Grazie. Saluto come sempre con fraterna cordialità quanti ci seguono attraverso la televisione e che in questo momento si uniscono a noi nella riflessione e nella preghiera. Siamo ormai giunti all'ultimo appuntamento con le catechesi al popolo. E questa ultima tappa coincide proprio con la conclusione, potremmo dire, del ciclo battesimale che la liturgia propone per la Quaresima di quest'anno liturgico. Sarà dunque proprio il Vangelo che ascolteremo domani nelle nostre assemblee ad ispirare la nostra riflessione. Io sono la risurrezione e la vita. Siamo morti con Cristo per risorgere con Lui a vita nuova. Ad aiutarci nella meditazione, nella riflessione, Sua Eccellenza Reverendissima Monsignor Francesco Savino, Vescovo di Cassano Ionico. Sono davvero in questo momento lieto di poter accogliere Don Ciccio, così almeno è conosciuto da quanti, insomma, hanno imparato ad amarlo quando era parroco e rettore a Bitonto e adesso vescovo appunto di Cassano, diocesi nel cui territorio ricade la nostra casa di noviziato. Quindi davvero il grazie per questa disponibilità e questa presenza da parte mia e dei confratelli. E allora, come sempre, vogliamo prepararci a questo momento di ascolto, osservando alcuni istanti di silenzio, poi ascolteremo la parola di Dio e la riflessione del nostro caro Don Ciccio. Buona serata a tutti. Il Signore sia con voi. Dal Vangelo secondo Giovanni. In quel tempo, un certo Lazzaro di Betania, il villaggio di Maria di Marta, sua sorella, era malato. Maria era quella che scosparse di profumo il Signore e gli asciugò i piedi con i suoi capelli. Suo fratello Lazzaro era malato. Le sorelle mandarono dunque a dire a Gesù: Signore, ecco colui che tu ami è malato. All'udire questo, Gesù disse: Questa malattia non porterà alla morte, ma è per la gloria di Dio, affinché per mezzo di essa il Figlio di Dio venga glorificato. Gesù amava Marta e sua sorella e Lazzaro. Quando sentì che era malato, rimase per 2 giorni nel luogo dove si trovava. Poi disse ai discepoli: Andiamo di nuovo in Giudea. I discepoli gli dissero: Rabbì, poco fa i giudei cercavano di lapidarti e tu ci vai di nuovo? Gesù rispose: Non sono forse 12 le ore del giorno? Se uno cammina di giorno non inciampa, perché vede la luce di questo mondo, ma se cammina di notte inciampa perché la luce non è in lui. Disse queste cose e poi soggiunse loro:
Lazzaro, il nostro amico, si è addormentato, ma io vado a svegliarlo. Gli dissero allora i discepoli: Signore, se si è addormentato, si salverà. Gesù aveva parlato della morte di lui. Essi invece pensarono che parlasse del riposo del sonno. Allora Gesù disse loro apertamente: Lazzaro è morto, e io sono contento per voi di non essere andato stato là, affinché voi crediate, ma andiamo da lui. Allora Tommaso, chiamato Didimo, disse agli altri discepoli: andiamo anche noi a morire con lui. Quando Gesù arrivò, trovò Lazzaro che già da 4 giorni era nel sepolcro. Betania distava da Gerusalemme meno di 3 chilometri e molti giudei erano venuti da Marta e Maria a consolarle per il fratello. Marta dunque, come udì che veniva Gesù, gli andò incontro. Maria invece stava seduta in casa. Marta disse a Gesù: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Ma anche ora so che qualunque cosa tu chiederai a Dio, Dio te la concederà. Gesù le disse: tuo fratello risorgerà. Gli rispose Marta: so che risorgerà nella risurrezione dell'ultimo giorno. Gesù le disse: io sono la risurrezione e la vita. Chi crede in me, anche se muore, vivrà. Chiunque vive e crede in me non morirà in eterno. Credi questo? Gli rispose: sì, o Signore, io credo che tu sei il Cristo, il Figlio di Dio, colui che viene nel mondo. Dette queste parole, andò a chiamare Maria, sua sorella, e di nascosto le disse: il Maestro è qui e ti chiama. Udito questo, ella si alzò subito e andò da lui. Gesù non era entrato nel villaggio, ma si trovava ancora là dove Marta gli era andata incontro. Allora i giudei che erano in casa con lei a consolarle, vedendo Maria alzarsi in fretta e uscire, la seguirono pensando che andasse a piangere al sepolcro. Quando Maria giunse dove si trovava Gesù, appena lo vide, si gettò ai suoi piedi dicendogli: Signore, se tu fossi stato qui, mio fratello non sarebbe morto. Gesù allora, quando la vide piangere e piangere anche i giudei che erano venuti con lei, si commosse profondamente e molto turbato domandò: dove lo avete posto? Gli dissero: Signore, vieni a vedere. Gesù scoppiò in pianto. Dissero allora i giudei: guarda come lo amava. Ma alcuni di loro dissero: lui che ha aperto gli occhi al cieco non poteva anche far sì che costui non morisse? Allora Gesù, ancora una volta commosso profondamente, si recò al sepolcro. Era una grotta e contro di essa era posta una pietra. Disse Gesù: togliete la pietra. Gli rispose Marta, la sorella del morto: Signore, manda già cattivo odore, è lì da 4 giorni. Le disse Gesù: non ti ho detto che se crederai vedrai la gloria di Dio? Tolsero dunque la pietra. Gesù alzò allora gli occhi e disse: Padre, ti rendo grazie perché mi hai ascoltato. Io sapevo che mi dai sempre ascolto, ma ho detto per la gente che mi sta attorno, perché credano che tu mi hai mandato. Detto questo, gridò a gran voce: Lazzaro, vieni fuori. Il morto uscì, i piedi e le mani legati con bende e il viso avvolto da un sudario. Gesù disse loro: liberatelo e lasciatelo andare. Molti dei giudei che erano venuti da Maria, alla vista di ciò che egli aveva compiuto, credettero in lui. Parola del Signore.
Sia lodato Gesù Cristo. Grazie Padre Francesco per l'invito che mi hai rivolto e che con gioia ho subito accettato, perché quando penso all'esperienza di questo santuario, quando penso alla santità di Padre Pio, non posso non sentirmi interpellato, coinvolto e, perché no, messo anche in gioco da questa straordinaria esperienza di santità. Pensare a questo santuario, mi piace ricordare ciò che Papa Paolo VI pensava dei santuari: clinica dello spirito e clinica del corpo. E questo santuario è indubbiamente un luogo dello spirito e al tempo stesso è anche un luogo dove si cerca di accompagnare il tempo della malattia di tanti uomini e di tante donne che si rivolgono alla casa sollievo della sofferenza per avere sia un accompagnamento sanitario che anche un incoraggiamento spirituale. E quindi io vivo questa occasione di questa sera come una opportunità di grazia, per dirla con una parola tecnica che appartiene un po' al linguaggio teologico. Io vorrei vivere questa conversazione, questa riflessione sul tema che mi è stato così consegnato come un kairos, cioè come una opportunità di grazia per la mia persona e per ciascuno di voi. E qui saluto tutti i frati qui presenti, saluto tutti voi che siete convenuti in questa chiesa di Santa Maria delle Grazie, e al tempo stesso saluto tutti coloro che ci stanno seguendo da Tele Padre Pio, e in modo particolare tutte quelle persone che ci stanno seguendo e che stanno vivendo un momento difficile della loro vita. Pensiamo ai tanti anziani vulnerati e vulnerabili, pensiamo ai tanti ammalati, pensiamo a tante persone disperate, pensiamo ai tanti disoccupati, pensiamo a quelle persone che hanno perso anche il controllo della propria mente, del proprio cuore, che vivono un momento anche di follia. A loro la carezza mia personale e attraverso di me la carezza dello Spirito, che possa essere il paraclito della consolazione, dell'incoraggiamento, del sostegno. Il tema che mi è stato così consegnato come tema della nostra meditazione è il versetto 25 del capitolo 11 della narrazione evangelica che poc'anzi è stata proclamata: io sono la resurrezione e la vita. E il momento centrale, il versetto centrale di tutto il racconto molto bello di Gesù con Marta, con Maria, e l'incontro di risveglio, di resurrezione di Lazzaro. Ho pensato di articolare il mio intervento, la mia riflessione, in due tempi abbastanza brevi, sintetici. Il primo: vorrei partire dalla realtà della fragilità, della malattia, della morte, perché non possiamo capire la risurrezione se non partiamo dalla morte. Non possiamo capire l'evento della risurrezione, che è l'evento centrale dell'esperienza cristiana, se non partiamo dalla realtà del nostro limite, perché la morte è il nostro limite. Perché la morte è il vero problema della nostra esistenza. E poi, un secondo tempo alla nostra riflessione: che risposta possiamo dare alla morte? È l'ultima esperienza della vita? O è soltanto la penultima? Perché l'ultima esperienza è l'incontro con Cristo risorto. Io sono la resurrezione e la vita.
chi crede in me, chi crede in me, chi si fida di me, chi con me vive una relazione profonda, non morirà, ma avrà la vita che non muore, la vita eterna. Partiamo allora dalla realtà che è sotto gli occhi di tutti, la realtà della morte, che ci appartiene. Perché la vita e la morte sono due facce della stessa realtà. Se ci pensiamo un attimo, tutto il ciclo vitale dell'esistenza si basa sempre su questo rapporto vita-morte, morte-vita. Ogni alba conosce il suo tramonto. Stamattina abbiamo iniziato una nuova giornata, la vita di questa giornata, le prime luci, l'aurora, poi l'alba, il mattino, il corso della giornata. Adesso questa giornata muore. Stiamo vivendo la parte conclusiva, la morte di questa giornata. Sì, perché tutto si basa sulla morte e sulla vita e sulla morte. E se non comprendiamo bene la morte, noi rischiamo di non comprendere l'accadimento, l'evento più sconvolgente della storia, che ha spaccato la storia, che è accaduto per primo in Gesù di Nazaret, il Figlio di Dio, il Messia, il riscattatore, il Redentore, il Liberatore. La morte. Ora ci diciamo subito che la morte si sconta vivendo. E noi dobbiamo imparare a vivere morendo. E dobbiamo imparare a morire vivendo. Dobbiamo imparare a morire cercando di non sprecare la vita, cercando di non sciupare la vita. Perché molto spesso noi pensiamo che la morte sia soltanto la cessazione della vita. Ma quante volte viviamo una vita da morte? E quante volte viviamo una vita facendo scelte di morte? Facendo scelte che distruggono la vita, che distruggono la bellezza di questo dono, sì, impegnativo, difficile, ma direi è il dono più bello che poteva accadere nella vita di ciascuno di noi, il dono della vita. La certezza della vita è la morte. Un grande pensatore del Novecento forse ha fatto una delle affermazioni, ritengo, più dure, ma al tempo stesso più vere. Spesso la verità è dura. Questo autore del Novecento dice una cosa straordinaria ma drammatica. Dice: l'unica cosa certa che si può dire a un bambino appena nato è che morirà. Se ci fate caso, è così. A un bambino appena nato non si può dire se si realizzerà, se avrà una vita bella, una vita positiva, una vita di benessere spirituale e materiale. L'unica cosa che gli si può dire è: sei nato, morirai. Ecco, la morte è la certezza della vita. Un altro pensatore dice che la vita possiamo paragonarla ad un pacco dono, un regalo, un dono che il ginecologo invia al becchino. E tutto il senso della vita consiste proprio in questo percorso che questo pacco dono fa, dalla nascita, dalla culla, alla tomba, alla morte. La morte, se è vera che è l'unica certezza della vita, è anche vero che la morte ci inquieta, ci disturba. Perché spesso la morte ci toglie le persone care, distrugge le relazioni più belle. Pensiamo alle relazioni delle coppie che si amano,
genitori, figli, un amico che muore, un'amica che non c'è più. Ebbene, la morte è certezza, la morte però è dolore e sofferenza, perché implica distacco, ma al tempo stesso la morte è un grande mistero. Quante volte noi vorremmo capire che cosa accade dopo la morte, no? Quante volte ci inventiamo tutti i generi letterari possibili e immaginabili, spesso veramente scateniamo la nostra fantasia o diamo credito anche non so a che cosa, a certe dicerie, a certe credenze, pur di capire che cosa accade nella morte in quanto esperienza e nel dopomorte. Ma la morte appartiene sempre alla categoria del mistero. Non ci è dato di capire. Dobbiamo noi credenti fidarci di una parola bella, di un Vangelo che ci è stato consegnato, ci è stato raccontato. Eppure, anche se la morte è la certezza della vita, se ci fate caso, oggi nella nostra società la morte viene rimossa. Perché oggi spesso la cultura del nostro tempo è una cultura del delirio di onnipotenza e la morte invece viene a dirci che tu non sei onnipotente. Oggi molto spesso siamo tentati di quello che era il progetto di quel pensatore, di quel filosofo che si chiamava Nietzsche, dell'Übermensch, cioè del superuomo. Ma ogni tentativo di superuomo o superdonna deve fare i conti con la realtà, con la fragilità. Siamo tutti delle canne spezzate dal vento, siamo tutte canne fragili. Così come è composto il nostro essere, la nostra vita, il nostro corpo, la nostra psiche, la nostra mente, il nostro cuore, siamo fragilità, vulnerabilità, siamo soggetti alla morte. Lo vogliamo o non lo vogliamo? Eppure c'è il tentativo nella cultura postmoderna, nella nostra cultura, di rimuovere, esorcizzare, nascondere l'evento della morte. Sembra che la morte sia diventato il nuovo tabù. Sembra che la morte sia oscena. Cioè noi vogliamo che scompaia dalla scena della nostra esistenza, perché noi non vogliamo vivere con questo limite, con questa consapevolezza del dover morire. E guardate che se ci mettiamo in ascolto attento del vocabolario che noi utilizziamo quando una persona muore, ci rendiamo conto che anche le parole che oggi utilizziamo sono parole che mirano a nascondere la morte. Ne volete un esempio classico? Non diciamo mai più in un manifesto funebre: è morto Tizio e Caio. Ci siamo inventati quell'espressione: è venuto a mancare. Che non dice? Sì, anche il linguaggio, anche il vocabolario oggi mira a nascondere, ad occultare, a non farci vedere la morte. Eppure accade oggi attraverso i mezzi di comunicazione che possiamo stare anche a pranzo, guardiamo un telegiornale e spesso ci vengono sbattuti in faccia attraverso il mezzo di comunicazione, spesso anche una mucchiata di cadaveri. Pensate a quante volte abbiamo assistito a tanti fratelli e sorelle immigrati, no? Che sono negati, i cui corpi sono stati recuperati e che spesso sono stati ammassati, oppure quando c'è stato il terremoto. Ma noi cerchiamo sempre di non vedere. Noi non vogliamo vedere la morte, perché la morte è il segno concreto, oggettivo della nostra fragilità, del nostro limite. Io direi che la morte è proprio il caso serio della vita, è il vero caso serio. Ma se non prendiamo sul serio la morte, noi non possiamo prendere sul serio la vita e non possiamo comprendere
l'esperienza che Cristo è risorto, che Cristo ha vinto la morte. E la risurrezione, il risveglio di Lazzaro, come tra poco dirò, non è altro che la profezia, l'anticipazione di ciò che accadrà nell'ora decisiva della vita di Gesù, la sua passione, la sua morte e la sua risurrezione. E quell'ora per cui Gesù è venuto, dice l'evangelista Giovanni nella sua narrazione, nel suo racconto evangelico. Un grande drammaturgo, si chiamava Bertolt Brecht, sentite che cosa diceva pensando alla morte. Diceva: non temete tanto la morte, temete piuttosto lo squallore della vita. Noi vogliamo allungare la vita, spesso facciamo sì che la tecnica invada del tutto la nostra esistenza, perché vogliamo sempre più accanirci, no? Perché non vogliamo arrenderci all'evento, all'accadimento della morte, ma non ci rendiamo conto che poi sciupiamo e viviamo con squallore la vita. Ora vi chiedo e ci chiediamo, prima di entrare poi nella risurrezione, come risposta di senso, come orizzonte di speranza e di fiducia che Dio in Gesù ha dato all'umanità rispetto al vero problema della vita che è la morte, domandiamoci: come viviamo la vita? Lo chiedo a voi, carissimi fratelli, frati. Domandatevi come voi vivete la vostra vita. Domandiamoci tutti, lo chiedo anche a chi ci sta seguendo, noi come viviamo la vita? Sapete che cosa può accadere alla conclusione della nostra vita, se abbiamo un momento di lucidità? Sapete quella cosa più drammatica che ci possa accadere? E che prima di morire ci rendiamo conto che abbiamo sprecato la vita. Penso che quello sarà il vero inferno, il vero non senso, se prima di morire ci renderemo conto che abbiamo sciupato questo dono che è la vita. Ci sono due modi di vivere la vita, che per me sono importanti cercare di comprenderli, perché rispetto a queste due modalità io ritengo che noi possiamo capire fino in fondo l'accadimento e l'evento della risurrezione. La prima modalità, la prima impostazione che noi possiamo dare alla vita, la definisco così: una vita narcisistica. Cioè noi possiamo vivere la nostra vita in funzione di noi stessi, in funzione del nostro io. Io al centro, io voglio tutto e penso di essere felice nella misura in cui il mio io viene dilatato, gonfiato, accarezzato. Io l'ombelico del mondo, per dire con un'espressione di un cantautore, no? Ebbene, questa modalità di vita autoreferenziale, narcisistica, egoistica, genera uno dei più atteggiamenti sbagliati che possiamo avere nella nostra vita: l'indifferenza. Chi vive per sé non riconosce l'altro. Chi vive per sé riconosce solo se stesse. Chi vive ed esiste in funzione soltanto di se stesso, del proprio io, dei propri bisogni, delle proprie aspirazioni, non soltanto nega l'altro, non soltanto non riconosce l'altro, ma ritiene che tutta la vita vada vissuta
in funzione dell'affermazione del successo del proprio io. Qualcuno ha detto che oggi noi viviamo il tempo dell'io, il tempo del soggetto, il tempo dell'individualismo esasperato ed esasperante, di un io che ritiene di essere felice soltanto quando vive in funzione di sé. Ma voi sapete che fine fa Narciso? Nel mito, nel racconto, Narciso si guarda nelle acque del lago per sempre più ammirare se stesso, per congratularsi con se stesso. Narciso è talmente preso dalla sua immagine specchiata nelle acque del lago che vuole abbracciare la sua immagine, si getta nelle acque del lago per abbracciare la sua immagine specchiata e annega. Chi vive in funzione di se stesso rischia il naufragio, rischia il non senso, rischia una morte anticipata, rischia di vivere la relazione con l'altro soltanto in funzione di se stesso. L'altro il mio sgabello, l'altro il mio zerbino, l'altro è colui di cui mi devo servire più che servire. Sapete l'Apostolo Paolo come definiva questa modalità, questa impostazione di vita basata sull'io? Questa impostazione narcisistica San Paolo la chiamava la vita secondo la carne. E chi vive secondo la carne, chi vive secondo la logica dell'io, si autocondanna al nulla, si autocondanna alla morte definitiva, si autocondanna alla morte eterna. C'è un altro modo di vivere la vita, questo sì importante, in ordine alla resurrezione. San Paolo definisce questa seconda modalità, opposta alla modalità secondo la carne, secondo l'io, secondo l'autoreferenzialità, l'io centrato su se stesso. San Paolo chiama questa seconda modalità la modalità della vita secondo lo Spirito e la vita secondo la carità, secondo l'agape, secondo quell'amore asimmetrico, senza condizioni, assoluto, sciolto da ogni condizionamento. C'è quell'amore che Gesù ha vissuto nella sua esistenza. Giustamente Papa Francesco ci ripete sempre che Gesù è la misericordia fatta storia, fatta concretezza. Gesù è la misericordia fatta carne, fatta uomo, fatta donna, perché è Gesù l'agape, è Gesù la carità senza se, senza ma. Gesù ci ama non perché noi meritiamo di essere amati, diceva il grande San Bernardo di Chiaravalle, Dio ci ama in Gesù non perché noi meritiamo di essere amati, ma Dio ci ama a prescindere, e amandoci ci rende amabili, ci rende cioè capaci di essere amati e di amare. Ma l'amore di Dio previene, anticipa. L'amore di Cristo è un amore
che non ci chiede nulla, non ci chiede neanche il grazie. Noi spesso ci poniamo la domanda: chi sono io? Io penso che noi dovremmo cambiare questa domanda, questo interrogativo, ma lo dico a me per primo. Non dobbiamo chiederci più chi sono io, ma per chi sono io? Per chi sono io? Per chi vivo? Gesù, secondo una bella definizione di un grande teologo della Chiesa protestante, Dietrich Bonhoeffer, diceva che Gesù è l'essere per gli altri. Ecco, chi vuole vivere una vita di amore, una vita non centrata su se stessi, su se stesso, deve vivere per l'altro. E l'altro diventa il luogo della propria rivelazione. Dall'io al tu. L'io che diventa un eccomi rispetto al tu dell'altro. E nell'incontro con l'altro io sperimento chi sono. Allora io non mi servo dell'altro, ma mi metto per amore al servizio dell'altro. E l'altro diventa il luogo autentico della mia rivelazione, della scoperta di chi sono e per chi io sono. Allora, se noi viviamo la vita secondo lo Spirito, così come ha vissuto la vita Gesù, l'amore che ci abita, l'amore che ci coinvolge, l'amore che ci mette in uscita verso la realtà che ci circonda, verso gli altri, quell'amore non può essere imprigionato dalla morte. E allora è qui, e passo in maniera più sintetica, a comprendere qual è la condizione della risurrezione. Perché Gesù libera dalla morte come segno anticipato e anticipatorio di quello che gli accadrà? Voi sapete che il Vangelo di Giovanni è basato sulla teologia dei segni. Il primo segno che Gesù compie, lo compie a Cana di Galilea, vi ricordate? Il settimo segno Gesù lo compie nel risveglio di Lazzaro, prima che inizi la sua ora. E sapete che nell'Evangelista Giovanni tutti i segni sono in funzione dell'ora della passione e della morte di Gesù. Ma quella passione e quella morte che sono il preludio alla risurrezione, che non sono l'ultima esperienza, ma la penultima esperienza. Per questo Gesù, abbiamo sentito nel racconto di Lazzaro, ad un certo momento a Marta, che vuole una spiegazione perché Gesù non è intervenuto prima. Come? Casa Betania. Quando Gesù era vicino a Gerusalemme andava sempre a trovare questa famiglia, Marta, Maria, Lazzaro, era la famiglia dell'amicizia, in cui Gesù sperimentava ospitalità, accoglienza, consolazione, in cui condivideva la vita amicale, no? E chi di noi non ha bisogno di un luogo familiare, di un luogo dove sentirsi accolti, dove sentirsi a casa propria, dove sentirsi che c'è qualcuno che ti vuole bene, no? Com'era importante quel luogo, quella casa, quella famiglia per Gesù. Ebbene, ad un certo momento è inspiegabile il racconto, quando a Gesù gli viene comunicato: guarda che il tuo amico, il tuo amato sta per morire. E lui prende tempo e fa capire che questa morte sarà una morte come la guarigione del cieco nato, come tutti i segni che Gesù ha compiuto. Gesù fa capire che anche questa volta, questa malattia, questa morte di Lazzaro sarà
un segno per capire che nulla è impossibile per chi vive la volontà del Padre, che ogni impossibilità in Lui diventa possibilità. Anche la morte sembra impossibile ad essere superata. Anche la morte sembra, nelle nostre esperienze quotidiane, vincente, no? Ma è proprio qui Gesù fa capire, nel risveglio di Lazzaro, fa capire che anche la morte, attraverso la sua esperienza, per questo qualcuno parla della morte di Lazzaro come profezia della sua resurrezione. Per questo Marta si credeva nella risurrezione. Ma Marta, dice Gesù, ma tu credi? Sì, io credo. Ma forse credeva che ad un certo punto ci sarebbero state forse, no, le risurrezioni dei sepolcri delle persone? No, Gesù dice a Marta, fai un passo avanti, no? Devi sapere che ora la risurrezione coincide con la mia vita. Se tu credi in me, se tu ti fidi di me, se tu entri nella mia relazione e tu fai di me il senso, la ragione, e se tu sperimenti il mio amore e tu vivi il mio amore, questo amore, ripeto, assoluto, senza condizioni, ebbene, l'amore vince la morte. Questa è la spiegazione che io sono la risurrezione. Chi ama non muore. E chi ama in Cristo, con Cristo e per Cristo, non muore. L'amore di Cristo non poteva essere incatenato dalla morte. L'amore, dice il Cantico dei Cantici, è più forte della morte. Forte come la morte è l'amore. Ma poi dice il Cantico dei Cantici, l'amore vince la morte. Ed è la stessa cosa che dice poi a Maria. Marta, l'icona di una fede vissuta troppo sbilanciata nel fare, no? Per questo viene rimproverata da Gesù. Maria invece è la donna più contemplativa, la donna dell'ascolto, la donna capace di mettersi ai piedi, di andare dentro gli eventi per comprenderli in maniera più approfondita. Ed è molto bello. Allora che noi comprendiamo, cerchiamo di comprendere questa sera, che chi si fida e affida a Gesù, chi fa di Gesù il senso, il fine, il contenuto, il fondamento, la ragione della propria vita, questo amore diventa condizione di risurrezione. Io azzardo, caro Padre Francesco, una tesi, o se volete un'ipotesi. Io sono convinto che non risorge chi nella vita non ha mai amato. Io sono convinto che chi non ama, o chi ama in maniera egoistica, chi ama di un amore come quello di Gesù, e non riusciamo ad amare in Gesù tutti coloro che incontriamo sui sentieri della nostra vita, se noi siamo capaci in Gesù di amare anche chi ci ha fatto del male, chi ci perseguita, chi ci uccide con le parole, o anche chi ci uccide nei fatti, nella realtà, e in questo momento lasciate che il nostro pensiero vada a tutti i perseguitati. Come non pensare a cosa sta accadendo in questo momento, mentre noi siamo qui tranquilli e sereni, a Karakosh in Iraq, l'antica Ninive, che cosa sta accadendo nel Sudan, nel sud del Sudan. Apriamo il nostro sguardo. Ebbene, chi è capace poi di amare anche, no? Gesù, non dimentichiamo che sulla croce ama anche chi lo ha ucciso. Ebbene, chi ama così risorge. Ma chi non ama, o ama soltanto se stesso, si autocondanna al nulla. E mi avvio alla conclusione, perché il tempo penso che sia scaduto. Nel linguaggio giovanneo ci sono due modi per dire la vita. C'è il termine bios e c'è il termine zoe.
La bios è il nostro corpo, così come è composto. Ebbene, questo corpo è destinato alla morte. Rimane la biografia, rimane quello che siamo stati capaci di vivere, rimane la biografia. Ma la biologia muore. Ma per San Giovanni però non c'è soltanto la bios, c'è anche la zoe. Quella zoe che si ottiene nell'incontro con Cristo. Nell'amare come Cristo ha saputo amare. Io sono la risurrezione. La zoe è la vita eterna, la vita oltre la morte, la vita che non finisce con la morte. E allora nella prospettiva di Cristo, nell'incontro con Cristo, la morte, la nostra morte biologica, quella morte che tutti ci accomuna e che nessuno può dire io non morirò, perché la morte ci accomuna, la morte biologica è penultima. L'ultima parola pronunciata sulla nostra esistenza, sulla nostra vita, è la parola della risurrezione, è la parola dell'amore che ci farà risorgere, è la parola della vita eterna. E mi piace concludere invitandovi a mettervi e a metterci al posto di Lazzaro. Vorrebbe essere questa la mia conclusione, di grande incoraggiamento e anche, direi, è il mio augurio per voi comunità di frati, per tutto il vostro santuario, per tutta la vostra fraternità, per tutti voi, per tutti chi, per tutte le persone che ci ascoltano, vuole essere questo il mio augurio pasquale. Immaginiamo di essere noi Lazzaro questa sera. E Gesù che si avvicina, ci chiama per nome e dice: Francesco, vieni fuori. Raffaella, vieni fuori. Giuseppe, vieni fuori. Questo è l'evento della Pasqua. Se la Pasqua significa passaggio, no? Andare oltre, oltrepassare da ogni forma di Egitto alla terra promessa, da ogni forma di morte alla risurrezione. Il verbo della Pasqua è il verbo venire fuori. E allora l'ho messo per iscritto e ve lo voglio leggere come augurio e come conclusione. Immaginiamo qui Gesù che si rivolge a me, si rivolge a voi tutti, carissimi ascoltatori e ascoltatrici di Tele Padre Pio, si rivolge a ciascuno di voi che siete qui presenti e dice così: Gesù, vieni fuori, vieni fuori, esci dal baratro del nulla, esci dall'angoscia di separazione, esci dalla paura di non farcela, esci da ogni forma di egoismo personale, vieni fuori dalla paura di non essere all'altezza dei falsi parametri di un mondo che ti vuole sempre e a tutti i costi bello, giovane, ricco e potente, perché sono questi oggi i parametri e i paradigmi della vita. Vieni fuori, esci dal timore delle malattie, dalla tomba della depressione e della solitudine, perché non sei solo. Vieni fuori dalla tomba dell'egoismo che uccide più della morte, che ti impedisce di commuoverti, di turbarti, di piangere sul dolore degli altri. Sì, perché Gesù si è commosso, Gesù ha pianto, Gesù si è turbato, si è lasciato prendere dall'esperienza di morte
dell'amico Lazzaro. Vieni fuori dall'individualismo che ti fa perdere la gioia della compagnia, della condivisione, dell'amicizia. Vieni fuori dall'arroganza, dalla presunzione di essere migliore degli altri, il più grande, perché ti perdi la ricchezza della semplicità dei piccoli e la saggezza degli anziani che hai lasciato ai margini della tua esistenza. Esci dalla tomba di un amore malato e da ogni insana forma di possesso, dalla mania di accumulare ricchezze. Cerca prima te stesso e ti accorgerai che tutto ciò che hai di troppo è solo un peso. Vieni fuori dalla tomba del pregiudizio, dell'ipocrisia. Esci dal branco, dalle comitive che ti fanno male, che distruggono il senso della tua vita. Vieni fuori dalla massificazione che uccide la preziosa unicità del tuo essere. Lazzaro, vieni fuori dalla morte biologica, ma anche dalla morte esistenziale. E lasciatemi dire, perché in questo santuario, in questo luogo, passano gli anni, ma c'è sempre, a me piace chiamarla, la seduzione dello spirito. Perché tanti uomini e tante donne, culture diverse, nazioni diverse, appartenenze sociali diverse, vengono qui? Perché? Perché qui c'è stato un uomo, c'è stato un frate, c'è stato un vostro confratello chiamato Pio, che ha saputo fare della sua vita un dono per Gesù e un dono per gli altri. Quest'uomo ebbe il coraggio di identificarsi spiritualmente con il Cristo crocifisso. Per questo sono convinto che questo luogo è il luogo di resurrezione, perché Padre Pio ha incontrato Cristo, si è fatto piccolo, si è fatto amore per Cristo, nella Chiesa, per la Chiesa e per gli altri. E sono profondamente convinto che Padre Pio è risorto, perché la misura alta della vita di Padre Pio è stata la santità. O santi o falliti, la santità, a mio avviso, coincide con la risurrezione. Perché tutti coloro che si riconoscono in Gesù, che ci ha detto io sono la risurrezione e la vita, chi crede in me anche se muore vivrà, sono profondamente convinto che anche noi, come San Pio, possiamo risorgere, anzi siamo chiamati a risorgere, se anche noi alziamo la qualità, l'asticella della nostra esperienza di vita. Anche noi siamo chiamati ad essere santi, e se santi risorgeremo con Cristo, perché ci siamo fidati e affidati a Lui. Buona quinta domenica di Quaresima, buona settimana santa e soprattutto buona Pasqua nell'incontro con Cristo morto, crocifisso e risorto per ciascuno di noi. Auguri a tutti. Ancora il nostro grazie a Don Ciccio, davvero,
per questa passione con cui hai comunicato con noi questa sera, hai condiviso spezzando il pane della parola, ecco, anche i tuoi sentimenti, oltre, ecco, alla tua passione per il Vangelo e quindi per i fratelli e per il Dio. E in questo momento noi vogliamo anche affidare te e il tuo ministero alla Vergine Santa. Alla fine delle nostre catechesi sempre ci affidiamo a lei, e quindi in questo momento lo vogliamo fare particolarmente per te. Tra l'altro vogliamo esprimerti anche gli auguri perché domani festeggi il tuo onomastico, quindi davvero tanti auguri di buon onomastico. E insieme ora vogliamo appunto rivolgere il pensiero alla Vergine Maria con il canto della Salve Regina. Salve Regina, Mater misericordie, vita dulcedo, espes nostra salve. A te clamamus, exules filii Eve, a te suspiramus, gementes et flentes, in ac lacrimarum valle. Eia ergo, advocata nostra, illos tuos misericordes oculos, ad nos converte. Et Iesum, benedictum fructum ventris tui, nobis, post hoc exilium ostende. O clemens, o pia, o dulcis Virgo Maria. Preghiamo. Eterno Padre, la tua gloria è l'uomo vivente. Tu che hai manifestato la tua compassione nel pianto di Gesù per l'amico Lazzaro, guarda oggi l'afflizione della Chiesa che piange e prega per i suoi figli morti a causa del peccato, e con la forza del tuo Spirito richiamali alla vita nuova. Per il nostro Signore Gesù Cristo, tuo Figlio che è Dio, e vive e regna con te nell'unità dello Spirito Santo per tutti i secoli dei secoli. Il Signore sia con voi. Il tuo Spirito. Dio Padre misericordioso, conceda a tutti voi, come al figliol prodigo, la gioia del ritorno nella sua casa. Amen. Cristo, modello di preghiera e di vita, vi guidi nel cammino della Quaresima all'autentica conversione del cuore. Amen. Lo spirito di sapienza e di fortezza vi sostenga nella lotta contro il maligno, perché possiate celebrare con Cristo la vittoria pasquale. Amen. E la benedizione di Dio Onnipotente, il Padre, il Figlio e lo Spirito Santo discenda su di voi e con voi rimanga per tutta la vostra vita. Amen. Nel nome del Signore, andate in pace. Buona serata, buonanotte, veramente buona domenica di Quaresima quinta, ormai intravediamo la Pasqua e veramente sentiamoci in Cristo
che vita e resurrezione, sentiamoci in comunione e sperimentiamo veramente insieme la bellezza di ciò che è accaduto. L'incontro con Cristo cambia veramente la nostra vita, ci fa risvegliare come Lazzaro e ci anticipa nell'incontro con Lui la risurrezione eterna. Buona serata a tutti, arrivederci.